Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar. Riprendiamo con il ciclo dedicato all'innovazione digitale. Questo è il 36esimo webinar, quindi è il primo del 2019, quindi ripartiamo a parlare di innovazione digitale. Oggi parleremo di SPID, di identità digitali e ovviamente non possiamo non parlare del regolamento europeo eIDAS. Il webinar durerà 1 ora e 30, oggi abbiamo con noi tre relatori. Stefano Arbia di Agid, Daniele Crespi di Lombardia Informatica e Antonio Licciardello del Ministero dell'Economia e della Finanza. Allora, benissimo, vedo che già siete più di 300. Io appunto mi prendo un po' di tempo anche per ricordarvi che questo ciclo di webinar dedicato all'innovazione digitale è organizzato nell'ambito di una convenzione tra Agid e Form SPA, Italia Login Servizi Digitali. E il nostro obiettivo è ovviamente quello di agevolare e diffondere il più possibile nelle pubbliche amministrazioni quello che è il percorso di trasformazione digitale che le amministrazioni dovrebbero attuare affinché appunto le amministrazioni diventino sempre più digitali. Il nostro riferimento è sempre il piano triennale per l'informatica nella PA, a breve dovrebbe anche essere pubblicato il nuovo piano triennale, a cui ovviamente faremo riferimento in seguito per progettare i nostri webinar. Dove ci collochiamo oggi? Oggi ci collochiamo nelle infrastrutture immateriali, quindi nelle piattaforme abilitanti, e parleremo oltre che di SPID anche di CIE e di noi PA. Infatti abbiamo questi importanti tanti ospiti che ci parleranno della panoramica di quello che sta accadendo e quello che stanno attuando proprio per agevolare l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione. appunto, parlando di identità digitali, ovviamente non possiamo non parlare di regolamento europeo eIDAS, che rappresenta una base formativa comune per tutti gli stati membri per rendere sicure agli accessi ai servizi digitali degli stati membri dell'Unione Europea e quindi agevolare e rendere sicure tutte le interazioni e le transazioni elettroniche fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. In particolare oggi vedremo il percorso che sta intraprendendo, insomma, Agid per tutto il processo di notifica effettuato con SPID, che appunto ha raggiunto appunto la notifica europea di identità digitale, anche con l'obiettivo poi ultimo, che è quello che ci chiede appunto il regolamento, che è quello poi di dare l'accesso anche ai servizi di trasporto trasfrontalieri. Quindi il percorso di SPID, diciamo di notifica si è concluso e adesso si sta partendo con quello di notifica della carta d'identità elettronica. Quindi io non scendo troppo nel dettaglio perché i nostri relatori appunto approfondiranno questo argomento. Allora, il programma di oggi cominceremo con Stefano Arbia dell'Agenzia per l'Italia Digitale che ci parlerà verso un'identità europea, tutte le novità di SPID e della carta d'identità elettronica. Poi parleremo dell'esperienza della Regione Lombardia che sta attivando, insomma, un processo di, diciamo, di conversione delle identità digitali del proprio portale verso SPID. Daniele Crespi, appunto di Lombardia Informatica, ci presenterà questo progetto. Proseguiremo con il progetto Noi PA Ottieni SPID, dedicato a tutti gli utenti di Noi PA che potranno e possono diciamo, ottenere più facilmente e più agilmente SPID attraverso una procedura diciamo, facilitata. Quindi, approfondiremo questi discorsi. Vi ricordo che potete porre domande ai relatori tramite la chat, quindi noi le raccoglieremo e cercheremo di porle quanto più possibile ai nostri relatori e anche che la registrazione e i materiali dell'evento saranno pubblicati sulla nostra piattaforma Eventi PA. Quindi potrete trovare tutto su questa pagina nel programma dell'evento accanto troverete il link ai materiali che verranno condivisi oggi durante il webinar. Quindi io direi vedo che siete già tanti, siete già 400, quindi direi di non rubare altro tempo e passerei la parola a Stefano Arbia,
che con il suo intervento, insomma, ci racconterà quello che è il panorama italiano sulle identità digitali, qual è lo stato di attuazione, appunto, delle nostre identità digitali nel panorama, appunto, del regolamento europeo EIDAS. Quindi io direi di chiederei a Stefano Arvia di attivare la sua webcam e il suo microfono per avviare il webinar. Benissimo, buongiorno Stefano. Buongiorno. Allora lascio a te la parola e ricomparirò dopo per le domande. Grazie Michela. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo web, incontro web, è già il secondo cui partecipo, quindi sono lieto di partecipare e vi parlerò appunto dello SPID, in particolare di cosa sta accadendo in ambito europeo e di quelle che sono le innovazioni, prossime avventure che saranno frutto di linee guida, quindi regolamenti emanati dall'Agenzia per l'Italia Digitale. E passiamo a vedere il regolamento EIDAS pone di fatto il sistema SPID, come anche la carta d'identità elettronica, a cui Michela ha accennato poco fa, nel capo 2, cioè in quelli che sono i sistemi di identificazione elettronica. In particolare, il regolamento prevede un articolo per il riconoscimento reciproco di questi schemi. L'obiettivo del regolamento del Parlamento europeo non è quello di fare in modo che ogni cittadino europeo possa dotarsi dell'identità digitale utilizzata presso gli altri stati, ma al contrario quello di fare in modo che tutti gli stati possano riconoscere i cittadini europei che utilizzino i propri nazionali sistemi di autenticazione in rete. Quindi si va verso, quantomeno nel mondo digitale, verso un'identità digitale europea. L'obiettivo è quindi quello di poter utilizzare il nostro SPID per poter accedere ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni degli altri Stati membri in prima istanza, ma in prospettiva anche di servizi di soggetti privati. Come vedete, il regolamento prevede una serie di condizioni per il riconoscimento reciproco. Fra questi, ad esempio, che il sistema venga rilasciato direttamente dallo Stato membro, ovvero da un soggetto da esso autorizzato. Ci sono anche degli obblighi, cioè lì dove un mezzo di identificazione elettronica rilasciato in uno Stato membro e pubblicato dalla Commissione europea, quindi oggetto della notifica che noi abbiamo iniziato, ricordiamo, lo scorso anno, può essere riconosciuto se di livello di garanzia basso, ma non c'è l'obbligo. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che lì dove noi, soggetto fornitore di servizi, soggetto pubblico, andiamo a realizzare un servizio in rete accessibile tramite lo SPID, se tale servizio è accessibile con credenziali SPID di livello 1, se siamo una pubblica amministrazione, abbiamo la facoltà di accettare l'accesso a tale servizio anche a cittadini europei dotati di credenziali di livello basso, cioè di livello 1. Lì dove invece andiamo a prevedere che quel servizio sia accessibile con credenziali di livello 2 o 3 SPID, che nell'ambito del regolamento europeo corrispondono a credenziali di livello sostanziale o alto, abbiamo l'obbligo di far accedere a tale servizio tal cittadino. Ecco quindi che quella che può essere una umana tentazione del fornitore del servizio di prevedere sempre e comunque un livello di credenziali sostanzialmente elevato, tipicamente il livello 2, deve essere attentamente valutato, perché questo comporta anche l'obbligo di far accedere a tal servizio i cittadini europei dotati dei loro strumenti di autenticazione in rete. A fronte di quest'obbligo viene naturale pensare che, ad esempio, un cittadino tedesco che si presentasse con la propria carta d'identità elettronica sprovvisto di un codice fiscale italiano, molto probabilmente non riuscirà a fruire del servizio reso disponibile dalla pubblica amministrazione, in quanto sono codice fiscale centrici e i servizi delle pubbliche amministrazioni italiane. Questo cosa comporta? Non certamente
la non applicazione dell'obbligo che ho detto prima. Cioè, in quel caso si è comunque costretti a far accedere al servizio il cittadino dotato, nel caso specifico, di una carta d'identità tedesca, per poi informarlo del fatto che non ci sono effettivamente dei servizi fruibili per lui, lì dove questo effettivamente non c'è. Però pensate, non so, un servizio dell'Agenzia delle Entrate rivolto a soggetti esteri che vogliano dotarsi di codice fiscale, quindi vogliono fare domanda di rilascio del codice fiscale. Ecco che in questo caso la verifica dell'identità certa del soggetto che si presenta con uno strumento di autenticazione in rete notificato dal suo Stato è certamente la chiave di volta per consentire di dare tale servizio. Ci sono diversi appunto obblighi, su questi già l'ho accennato, lo SPID nel caso specifico, non devo muovere il mouse. È rilasciato sostanzialmente su incarico dello Stato membro notificante. Ricordiamo che i gestori dell'identità digitale sono investiti del ruolo di prestatori di pubblico servizio, sottostando a una serie di regole, accreditamento preventivo, vigilanza e quant'altro. La carta d'identità si pone invece, fra quegli schemi rilasciati direttamente dallo Stato membro notificante. Ci sono diversi obblighi e in capo ai soggetti che rilasciano questi strumenti e in capo agli stati membri. Vedete, alla lettera D dell'articolo 7 abbiamo lo Stato membro che deve garantire che i dati di identificazione personale, che rappresentano univocamente la persona in questione, siano attribuiti a quella persona fisica o giuridica, così prevede il regolamento, cui sono stati rilasciati. Cosa vuol dire? Vuol dire che lo Stato membro di fatto deve garantire che le informazioni afferenti a quel soggetto che vengono passate al fornitore dei servizi estero, nel caso in cui, non so, un cittadino italiano utilizzasse lo SPID, siano sufficienti a individuare in maniera certa la persona fisica o giuridica che sia. Gestore dell'identità digitale, vediamo il primo obbligo, la lettera E. Il gestore dell'identità digitale deve assicurare che quei mezzi di identificazione elettronica, che sono gli strumenti, le credenziali in buona sostanza, siano attribuiti realmente a quella persona. Quindi deve garantire sostanzialmente di fornire in maniera certa, sicura, le credenziali del cittadino a quel cittadino e non ad altri. Seguono a tutti questi obblighi anche delle responsabilità dirette, quindi il gestore dell'identità digitale da un lato, lo Stato dall'altra, rientrano e rispondono di eventuali danni cagionati a terzi per non aver ottemperato appunto agli obblighi previsti. Ho accennato prima, il regolamento eIDAS prevede tre livelli di credenziali, il livello basso, il livello significativo e il livello elevato o alto. SPID si pone da un punto di vista di verifica dell'identità del titolare a livello elevato, in quanto non c'è alcuna distinzione fra le modalità di verifica dell'identità nel momento in cui un soggetto richiede esclusivamente le credenziali di livello 1 e 2 piuttosto che di livello 3. Ho detto 1 e 2 e non solo 1 perché, come probabilmente già sapete, è obbligo per i gestori dell'identità fornire quantomeno le credenziali di livello 1 e 2 contestualmente. Da un punto di vista di mezzi di identificazione elettronica, quindi gli strumenti che vengono effettuati, invece qua ci differenziamo nei tre livelli che si vanno a collocare appunto sui tre livelli eIDAS. Abbiamo il livello 1, il livello 2 e il livello 3. Spesso, a fronte del fatto che il livello 1 è chiaramente una user ID e una password, il livello 2 prevede un secondo fattore di autenticazione. Tipicamente i gestori ci forniscono una user ID e una password e poi un sistema che ci consente di generare un OTP. Molto spesso si tratta di un'app da installare sul telefono. App che è collegata, binded,
a quello specifico telefono cellulare, e quindi ecco che nel momento in cui io cambio telefono cellulare non posso semplicemente ristallare l'app, ma devo rifare un processo di associazione tra il nuovo apparecchio telefonico e la mia identità presso l'identity provider. Il livello 3 non prevede ulteriori credenziali, si basa sempre sull'utilizzo di qualcosa che conosco, noi user ID, una password e qualcosa che possiedo, la chiavetta OTP, il telefono cellulare con l'app installata sullo stesso o altri sistemi. In cosa si distingue? Nel fatto che il processo di autenticazione è basato sull'utilizzo di chiavi di crittografia asimmetrica e le cui chiavi private si trovano su dispositivi hardware, denominati HSM, Hardware Security Module, particolarmente sicuri in quanto sono gli stessi dispositivi che vengono previsti per la generazione delle firme elettroniche qualificate. Quindi sono tipicamente dispositivi che sono stati valutati e certificati essere conformi all'apposito annex del regolamento eIDAS. La consegna dei mezzi di identificazione, per quanto riguarda lo SPID, ugualmente non si distingue così come si distingue nel regolamento eIDAS, ma è sempre a livello elevato, cioè deve esserci sempre e comunque la certezza di consegnare nelle mani del soggetto o nella disponibilità del soggetto destinatario le credenziali di autenticazione. Anche la carta d'identità elettronica chiaramente si pone a livello alto su tutti e tre, perché la verifica dell'identità viene effettuata da un pubblico ufficiale presso le anagrafi, le credenziali per l'utilizzo, lo strumento di autenticazione è la carta d'identità stessa che ci viene consegnata tramite il servizio postale. Le credenziali per utilizzare la carta d'identità elettronica come strumento di autenticazione ai servizi in rete ci vengono fornite una prima metà presso l'anagrafe nel momento in cui andiamo a richiedere la carta d'identità elettronica, la seconda metà ci giunge per posta. E quindi ecco che questo sdoppiamento riesce a garantire che quelle credenziali nel loro insieme, nel loro complesso, finiscano proprio nelle mani del legittimo titolare. E quindi anche lì ci poniamo a livello 3. Il motoriconoscimento. Per quanto riguarda lo SPID, noi abbiamo terminato il processo il 10 settembre scorso, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stata fatta una correzione più volte perché spesso hanno diciamo, inserito un gestore in più, non comprendendo che Telecom Italia Trust Technologies era un'unica società e non due, e comunque siamo in Gazzetta da quella data. Cosa comporta? Comporta che dal 10 settembre del 2019, in qualità di cittadini italiani dotati dello SPID, abbiamo il diritto di accedere ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni dell'Unione Europea, lì dove è previsto l'utilizzo di credenziali di livello Substantial o High, e quindi con credenziali SPID di livello 2 o 3. Questo non vuol dire che bisogna attendere necessariamente quella data, tant'è diversi stati, la prima se non ricordo male è stata l'Olanda, hanno chiesto di anticipare appunto l'integrazione dello SPID in maniera tale da poter essere certamente pronti per quella data e comunque erano interessati a procedere subito. SPID l'abbiamo conclusa la notifica appunto in quella data, siamo finiti in Gazzetta Ufficiale a settembre scorso. Ma per la natura dello schema e per ciò che prevede il regolamento, non vuol dire che sia finita la notifica. La notifica è un processo continuo nel caso dello SPID, in quanto ai sensi del regolamento siamo costretti a notificare non lo schema in quanto tale, ma ogni singolo attore dello schema, quindi ogni identity provider. Ecco quindi che alla fine dello scorso anno è entrato il nuovo identity provider, l'EPIDA. E conseguentemente abbiamo iniziato l'iter di notifica per questo provider, per l'EPIDA, come anche qualunque modifica sostanziale in quelle che sono le modalità di verifica dell'identità del soggetto, piuttosto di nuovi strumenti di autenticazione. Ecco quindi che lo scorso 30 gennaio abbiamo iniziato appunto un iter che comporta la notifica,
di l'EPIDA quale gestor nuovo gestore di identità, ma anche alcune modifiche in quelle che sono le modalità e di verifica dell'identità dei soggetti, dei cittadini, e anche nuove credenziali, quindi nuovi strumenti di autenticazione. E quindi sarà sostanzialmente, ahinoi, una notifica continua. Considerate che un processo di notifica è piuttosto lungo, ora per esempio per questo è previsto da qui a fine maggio sostanzialmente una conference call con i partecipanti di tutti gli altri stati membri sotto diciamo l'organizzazione da parte della Francia che coordina il peer review italiano, una conference call ogni 15 giorni. Poi ci saranno 2 giorni di incontro face to face, che presumibilmente si terrà qui a Roma, durante il quale appunto gli altri stati membri avranno la possibilità di dirimere con noi eventuali ulteriori dubbi. Fra una conference call che è quindicennale appunto e l'altra, noi riceveremo 10 giorni prima massimo della conference call successiva un documento scritto con tutti quelli che sono i quesiti, domande, dubbi e quant'altro, e dobbiamo rispondere prima della conference call successiva. Nel processo di notifica che abbiamo avviato il 30 gennaio scorso, abbiamo avviato anche il processo di notifica per la carta di identità elettronica. Carta di identità elettronica che da un punto di vista così funzionale, diciamo, per come è costituita, per il fatto che vede un unico attore, cioè il Ministero dell'Interno attraverso le anagrafi, vede un unico strumento, quello strumento plastico con il chip NFC affogato nello stesso, è certamente più semplice di uno schema quale lo SPID, che vedeva numerose tipologie di credenziali, numerose modalità di verifica dell'identità a secondo dei vari gestori. Ciò non toglie che è un processo cui chiaramente gli altri stati sono molto interessati e sono molto interessati a capire anche quelle che sono le caratteristiche non solo organizzative ma anche tecniche dello strumento atte a garantire il livello di sicurezza, il livello di assurance high, alto, previsto dal regolamento. Altri stati membri si stanno muovendo, questa slide non è aggiornatissima, però l'ultima, diciamo, pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Commissione Europea è avvenuta sulla Gazzetta 401 e lì possiamo vedere, 2018, possiamo vedere che oltre alla Germania e l'Italia appunto con lo SPID, la Repubblica di Croazia che c'era già lo scorso anno, a novembre appunto si è aggiunta anche la Repubblica di Estonia, la Spagna, il Lussemburgo. Abbiamo N altri stati che sono in dirittura d'arrivo. Fra poco verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo schema inglese che è stato presentato ed è stato chiuso per tempo intendo dire prima della Brexit, e l'obiettivo probabilmente dell'Inghilterra era quello di chiudere questo processo tramite il Cooperation Network, quindi tramite l'iter previsto per gli Stati membri. Questo perché chiaramente nel momento in cui dovesse effettivamente uscire dall'Unione Europea, potrà essere interessata a vedersi riconosciuto comunque il proprio schema, e questo viene fatto attraverso un altro processo, un processo diverso, che vede come interlocutore la Commissione europea, e chiaramente aver già notificato con successo lo schema li agevola nell'accettazione. Questo, io credo possa essere di interesse informarvi in merito a quelle che saranno le prossime innovazioni del sistema SPID. E in particolare, come ben sapete, adesso l'agenzia, insomma, a seguito delle modifiche dello scorso anno al CAD, emana quelli che erano prima dei regolamenti, delle norme, attraverso uno strumento denominato linee guida. E qua bisogna fare attenzione perché il combinato disposto del CAD, del codice dell'amministrazione digitale,
implica che sebbene si chiamino linee guida e quindi normalmente ci verrebbe da pensare a provvedimenti, a strumenti che indicano una delle possibili strade per raggiungere un obiettivo, ma che non sono cogenti, obbligatorie, nel caso specifico lo sono. Quindi sebbene si chiamino linee guida, sono normative vigenti a tutti gli effetti. E per quanto riguarda solo lo SPID, abbiamo diversi appunto, gruppi di lavoro che si stanno adoperando per individuare alcune innovazioni. Tralasciando quelli che sono diciamo, modifiche alle regole tecniche, sono veramente tecniche, piuttosto che alle modalità attuative, per l'utilizzo di certificati che danno garanzie in merito alla reale identità degli identity provider da una parte e dei fornitori di servizi dall'altra. Può essere sicuramente di interesse un gruppo di lavoro che sta per partire ed è mirato alla realizzazione di un modello di RAU, di Registration Authority pubblico. L'obiettivo qual è? Nasce da alcune regioni e province autonome che ci hanno segnalato la loro disponibilità a mettere a disposizione i propri sportelli sul territorio per effettuare la verifica dell'identità dei cittadini al fine di rilasciargli l'identità digitale. Ecco quindi che quel ruolo tipico dell'identity provider, cioè di registration authority, autorità di registrazione, cui è demandata la verifica dell'identità, può essere demandato a questi soggetti. Per normalizzare tale attività verranno emanate appunto delle linee guida che afferiscono a questo modello di RAU pubblico. Altri gruppi di particolare interesse sono quelli relativi alla sottoscrizione prevista dall'articolo 20 del CAD, del Codice dell'Amministrazione Digitale. I lavori sono già stati avanzati, sono state individuate, concordate nell'ambito del gruppo di lavoro tre possibili modalità di firma, che sono state sottoposte al momento in via informale, quindi non è stato chiesto un parere, al Garante per la protezione dei dati personali lo scorso dicembre e siamo in attesa di un pronunciamento di massima per capire se le tre strade, le tre soluzioni siano tutte e tre percorribili o meno. Per quanto riguarda le Attribute Authority, nel corso dell'ultimo incontro del gruppo di lavoro è stato attivato un sottogruppo tecnico con l'obiettivo di andare a risolvere alcune problematiche prettamente tecniche. So che i lavori sono sostanzialmente ultimati, quindi a breve informerà questo sottogruppo tecnico di aver terminato i suoi lavori e quindi verrà riconvocato il gruppo di lavoro per concordare appunto che linea perseguire. Altre attività, abbiamo un gruppo di lavoro sugli Attribute Authority, l'abbiamo detto, su nuovi attributi, su delle modifiche che consentiranno di diciamo, dar seguito a quelli che sono i cosiddetti antiaggregatori, che sono dei soggetti pubblici o privati che stipulano una convenzione con Agid al fine di aggregare dei fornitori di servizi, pubblici o privati che siano. Servono alcune modifiche tecniche perché in questo caso immaginiamo che il soggetto A diventi soggetto aggregatore di piccoli comuni, nel momento in cui noi andiamo ad accedere da cittadini nel servizio di uno di questi piccoli comuni, questo soggetto A ad oggi, stante le regole tecniche, ci direbbe, chiederebbe come tutti alcuni attributi, non so, il nostro nome, cognome, codice fiscale, e a quel punto il nostro identity provider ci informerebbe che il soggetto A sta chiedendo di noi nome, cognome e codice fiscale, e questo non è corretto. L'informativa corretta è che il soggetto A, per conto del comune X, sta chiedendo di noi tali informazioni. E quindi dobbiamo effettuare questa modifica. Altra questione di interesse che abbiamo in corso sono le identità digitali ad uso professionale. Già la scorsa volta ho fatto riferimento alle tipologie di identità digitali. Ad oggi noi da decreto abbiamo l'identità digitale della persona fisica e della persona giuridica.
Le prime si distinguono perché contengono i dati della persona fisica, la seconda perché contengono esclusivamente dati della persona giuridica. Questa seconda tipologia è stata inserita nel decreto in quanto è prevista comunque dal regolamento EIDAS e quindi all'epoca si è ritenuto corretto, coerente inserire anche tale tipologia. Però cosa si è rilevato? Che in realtà l'accesso a un servizio in rete presentandosi solo con i dati della persona giuridica di fatto non consente di operare. In particolare le pubbliche amministrazioni non vogliono sapere solamente che si sta presentando la società XY, ma vogliono sapere chi è la persona fisica che si sta presentando da parte della società XY. E solo a quel punto gli fanno svolgere delle attività, degli atti, fatti giuridicamente rilevanti, altrimenti no. Ecco quindi che con le regole tecniche sull'identità digitale per uso professionale, siamo andati a individuare nell'ambito dell'identità digitale della persona fisica questa particolare tipologia di identità, che è appunto caratterizzata da un attributo che indica l'uso professionale. Queste identità conterranno quindi questa informazione, sempre e comunque i dati della persona fisica, e se l'identità è stata rilasciata su richiesta di una persona giuridica, immaginiamo un'azienda, un ente, un ministero, conterrà anche i dati afferenti a quest'ultimo. In questo caso, appunto, il soggetto, persona fisica, si starà presentando, starà accedendo a un servizio online presentandosi come appartenente a tale organizzazione. L'identità digitale uso professionale non indica in alcun modo ruoli, qualifiche, cariche societarie o quant'altro. Queste qua sono informazioni peculiari delle attribute authority e che saranno rilasciate da, appunto, dalle autorità di attributo e non dagli identity provider. Vedo alcune domande. Mi si chiede a cosa dà accesso la CIE. Alla carta d'identità elettronica diciamo, potenzialmente dà accesso a tutti i servizi in rete. Attualmente, che io conosca, ci sono alcuni servizi in rete, alcuni della regione Toscana e di altre regioni accessibili con carta d'identità elettronica, ma potenzialmente darà accesso a tutti i servizi. Come darà accesso, al pari di SPID, nel momento in cui avremo terminato il processo di notifica e sarà trascorso l'anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ai servizi in rete presso le pubbliche amministrazioni dell'Unione Europea. Allora, quando SPID decide se rivalgono l'uno in sostituto dell'altro nei processi di identificazione, sì, cioè da un punto di vista di autenticazione, accedere con la CIE vuol dire accedere con un credenziale di livello 3, quindi con la CIE posso accedere a tutti i servizi di fatto in rete, cosa che posso fare con credenziali SPID di livello 3. SPID si distingue dalla CIE perché, ecco, non richiede necessariamente la carta d'identità, non richiede di avere un lettore NFC, ma è fruibile solamente avendo un dispositivo, un cellulare in buona sostanza. A volte mi si chiede, ma con la notifica della CIE SPID morirà? Ritengo proprio di no. Ritengo di no perché sono strumenti diversi. E per quello che abbiamo visto nel tempo, gli italiani amano molto quelli che sono gli strumenti basati sul telefono cellulare, app sullo stesso, eccetera. Quindi non ritengo assolutamente. Penso che si affiancheranno tranquillamente l'uno all'altro. La CIE, mi viene chiesto se in EIDAS la CIE sarà fruibile in modalità proxy service o middle service. In realtà questo qua è del tutto trasparente a noi cittadini che l'andiamo a utilizzare. Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni estere, quindi gli altri nodi nazionali, sarà visto come proxy service. In buona sostanza, il Ministero dell'Interno con il Poligrafico, l'Istituto Poligrafico dello Stato, cosa hanno fatto? Hanno realizzato un identity provider virtuale, in buona sostanza.
Cosa vuol dire? Vuol dire che colloquia questo servizio con il nodo eIDAS esattamente come colloquiano i gestori dell'identità SPID. Non è un gestore dell'identità SPID, il poligrafico dello Stato, né il Ministero dell'Interno, ma tecnicamente colloquia col nodo alla stessa maniera. Questo vuol dire che nel momento in cui un cittadino italiano è dotato di SPID piuttosto che di CIE chiede di accedere a un servizio di una pubblica amministrazione francese, questa pubblica amministrazione dirotterà al proprio nodo nazionale il cittadino, il nodo francese in questo caso, una volta capito che si tratta di un cittadino italiano, si rivolgerà al nodo italiano. E a questo punto il nodo italiano capirà se il cittadino vuole accedere con la CIE piuttosto che con SPID e nel primo caso interloquirà con il gestore dell'identità, Ministero dell'Interno, Poligrafico dello Stato, nell'altro caso con il gestore dell'identità digitale SPID di turno. Mi si chiede poi, sono tante le domande, salto un po' da una all'altra, per la FEAFEC fa qualcosa la CIE? La CIE, la carta d'identità elettronica, come la carta nazionale dei servizi per quanto riguarda la firma elettronica avanzata, è già sancito all'interno del DPCM che regola appunto la materia delle firme elettroniche qualificate. C'è un apposito titolo che è uno strumento utile per la generazione della firma elettronica avanzata e che se questa viene implementata, utilizzata da una pubblica amministrazione, la pubblica amministrazione stessa è svincolata da tutti quanti gli altri obblighi. E quindi, per scendere un po' sul pratico, nulla osta che una pubblica amministrazione preveda tramite l'utilizzo della CIE la generazione di una firma elettronica avanzata per sottoscrivere un'istanza o quant'altro. E qua mi si chiede. Ha parlato di identificazione persona giuridica, ma come si fa a essere certi che tal persona è rappresentante della persona giuridica e se poi tal rappresentante cambia? Allora, questo è un onere del gestore dell'identità. Il gestore dell'identità, nel momento in cui appunto deve interfacciarsi, interloquire con un rappresentante legale, deve lui stesso verificare che tale soggetto lo sia. Come lo fa? Le strade sono varie, sono diverse. Potrebbe ad esempio identificare con certezza il soggetto. E poi fare una visura alla Camera di Commercio per vedere se tale soggetto è effettivamente rappresentante legale di quella persona. E questa è una modalità. Il rapporto fra carta d'identità elettronica e firma elettronica qualificata non c'è. La carta d'identità elettronica è uno strumento di identificazione ai servizi online, è uno strumento utile per generare delle firme elettroniche avanzate. È uno strumento utile per dimostrare la propria identità in rete già da tempo presso i fornitori, i cosiddetti certificatori qualificati, cioè i prestatori di servizi fiduciari che ci rilasciano la firma elettronica qualificata, al fine di ottenere la firma elettronica qualificata. Ma non è utile per generare delle firme elettroniche qualificate, né mai lo sarà, in quanto da questo punto di vista è strumento diverso e non ce lo consente la normativa europea. Mi si chiede se l'autenticazione tramite CIE sarà obbligatoria come quella con SPID. Questo dipende dal legislatore, no, non da noi. Abbiamo visto che siamo passati da previsioni che prevedevano che lì dove appunto, una pubblica amministrazione rendeva disponibile online dei servizi in rete, vigeva l'obbligo di far accedere a tali servizi con SPID e con CIE. Dopodiché questa previsione è stata modificata e l'accesso con CIE non è più un obbligo e vedremo in futuro cosa accadrà. Certamente, considerando che lo Stato ci fornisce la carta d'identità elettronica, che è anche uno strumento utile per l'accesso ai servizi online, sarebbe curioso che uscisse una norma di legge che ne vietasse l'uso per l'accesso ai servizi online. Mi si chiede l'identità digitale uso professionale, oltre ai dati anagrafici, che informazioni contiene in più? Allora, qua abbiamo due fattispecie. Abbiamo l'identità digitale uso professionale, punto, che contiene solo i dati della persona fisica e appunto questo attributo che indica l'uso professionale. È il caso, ad esempio, pensiamo, non so, a professionisti, non so, il geometra, l'amministratore di condominio.
che non ha necessariamente dietro una persona giuridica, ma che fa un uso professionale dell'identità digitale SPID. Il caso in cui invece dell'identità digitale uso professionale per la persona giuridica vuol dire che oltre ai dati della persona fisica a cui viene assegnata, ci sono anche i dati della persona giuridica, quindi dell'organizzazione di appartenenza. Quindi quando questo soggetto ci si presenta a un servizio in rete, siamo in grado non solo di capire di chi si tratti, persona fisica, ma anche quale sia l'organizzazione di appartenenza dello stesso. Paolo Urbini chiede se è disponibile il software per l'integrazione con i servizi online. Sì, se andate su GitHub e Affini, ma già partite dal sito SPID, potete accedere a strumenti applicativi, insomma applicazioni utili per implementare lo SPID. Dunque, ci si chiede se è possibile identificarsi utilizzando il proprio PID tramite CNS senza un lettore di carte collocato al computer. No, la Carta Nazionale dei Servizi prevede che abbia a bordo un chip a contatti e quindi se non ho un lettore chiaramente non riesco ad utilizzarla. Quindi la CNS senza un lettore di smart card non serve a nulla. Beh, diciamo che la CNS senza un lettore di smart card non può essere certo utilizzato come strumento di autenticazione ai servizi online, che poi dopo questi servizi siano un servizio direttamente reso disponibile da una pubblica amministrazione o soggetto privato che sia, o piuttosto che venga utilizzato per dimostrare la propria identità in rete a un gestore dell'identità digitale SPID al fine del rilascio dello SPID, è un di cui, però chiaramente non è possibile utilizzarla. Allora, se il documento di identità con cui vengo identificato per avere lo SPID sta per scadere, occorre fornire un altro per continuare il servizio. È previsto che a ridosso della scadenza del documento di riconoscimento e comunque quando il documento di riconoscimento i cui estremi sono stati forniti al gestore dell'identità, questo ce lo comunichi. E ci chiede appunto di caricare gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validità. È previsto che ci avvisi qualche volta di appunto questo fatto, questa esigenza, e qualora non diamo seguito alla richiesta, la nostra identità digitale sarà sospesa e quindi arriveremo ad utilizzarla un giorno e l'identity provider ci dirà no, mi devi dare gli estremi di un nuovo documento di riconoscimento perché quello è scaduto, quindi non ti faccio più utilizzare l'identità digitale SPID. Un'ultima domanda, abbiamo implementato SPID e vorremmo comprendere come quest'ultimo possa dialogare con PagoPA. Dipende, allora, lì dove PagoPA ha l'esigenza di far accedere a un soggetto autenticandolo, quindi verificandone l'identità, potrebbe tranquillamente dialogare. E poi qua. Non lo so, sono talmente tante che parlo solo io. Che facciamo? Allora, benissimo Stefano, io ti ringrazio per l'intervento, non so se vuoi rispondere a quest'ultima domanda. Sì, le domande sono tantissime, insomma, però hai già risposto perfettamente a tutto, quindi se vuoi continuiamo con l'intervento di Daniele Crespi, se pensi di aver concluso. Sì, direi di sì, se no vedo che già Va sono andato lungo. benissimo, allora siamo perfettamente nei tempi, direi di dare la parola a Daniele Crespi di Lombardia Informatica che ci presenterà l'esperienza della Regione Lombardia. Grazie Daniele, a te la parola. Buongiorno a tutti, spero mi sentiate correttamente, date eventualmente un feedback sulla chat. Allora, in questi pochi minuti cercherò di non aggiungere o non ripetere le cose dette da Stefano Arbia, ma di dare diciamo, qualche informazione su qual è il punto a cui siamo noi in Regione Lombardia su tre temi.
l'adozione di SPID, questo processo di recupero delle credenziali pregresse che avevamo emesso prima di SPID, è quello che stiamo facendo in favore, degli enti locali del territorio. Allora, velocemente, Regione Lombardia è stata la prima a distribuire 10 milioni di carte nazionali dei servizi a fine del 2005. E dal 2007 ha, diciamo, prodotto una identity provider, che è quello che vedete nel box verde, che noi chiamiamo IDPC, Identity Provider del Cittadino, che era già allora nel 2007 uno strumento per l'identificazione basato sullo standard SAML, quello che poi si è imposto e che viene usato anche, da SPID. Quindi supportava un'autenticazione semplice, possiamo dire di livello 1, username e password, un'autenticazione possiamo dire equivalente a livello 2, username, password più OTP mandato via SMS, e un'autenticazione di livello 3 con la carta nazionale dei servizi. E attraverso diverse tecnologie, componenti Java oppure Shibboleth, è stato utilizzato da oltre 90 servizi della Regione Lombardia. Quindi, quando è arrivato SPID, noi avevamo una situazione in cui già una componente, diciamo, infrastrutturale unico, che era il nostro identity provider, proteggeva e dava accesso, gestiva l'identificazione informatica di tutti i servizi della Regione Lombardia. Quindi, quando abbiamo dovuto introdurre SPID, la cosa naturale è stata quella di realizzare, diciamo, un componente che abbiamo chiamato SPID Gateway, che quindi permette poi la scelta, diciamo, tra le modalità di autenticazione preesistenti e gestite dal nostro servizio IDPC, quindi username, password, OTP e CNS, oppure SPID. Questo abbiamo fatto. Il risultato è, nell'esperienza utente, che quando si accede a un servizio della Regione Lombardia, l'utente ha appunto più box, più opzioni, può decidere se entrare allo stesso servizio con la carta nazionale dei servizi, se è dotato ovviamente di PIN, lettore, librerie crittografiche e quant'altro, di entrare con il livello 2 prodotto da Regione Lombardia, oppure di entrare con SPID. I servizi che abbiamo, diciamo, spidizzato, diciamo, adattato a SPID non sono tanti, ma molti di questi sono dei portali, cioè al loro interno danno la possibilità di accedere a molti servizi. Quello più importante è il portale dei servizi sanitari online per il cittadino, che permette di fare pressoché tutte le cose che è possibile fare online: scelta e revoca del medico, vedere i referti, fare prenotazioni, la scelta della privacy o la revoca della privacy sulla sanità, quindi tantissimo. Quindi questi relativamente pochi servizi però cubano più del 70% degli accessi che vengono fatti ai servizi online, perché poi c'è ovviamente una coda lunga di tanti servizi dedicati a magari piccole comunità di utenti, e quindi con relativamente pochi accessi. Per darvi qualche numero, questi sono i numeri nel primo box in alto degli accessi che noi gestiamo con identificazione informatica negli ultimi 365 giorni, sono di 2 giorni fa, quindi diciamo molto freschi. Quindi noi abbiamo quasi 20 milioni di accessi gestiti con identificazione informatica all'anno dalla stessa infrastruttura, e così distribuiti. Vedete che c'è un 42% ancora con username e password, sono servizi, diciamo, pressoché informativi, che non permettono particolari, diciamo, azioni dispositive o che non danno accesso a informazioni sensibili di sicuro. Poi ci sono un 33% con il nostro livello 2, il nostro vecchio OTP, un 20% con la carta nazionale dei servizi, che in Lombardia, appunto, essendo distribuita da molti anni ed avendo noi distribuito 600.000 lettori, è uno strumento usato, utilizzato da una fetta importante dei nostri utenti, e SPID, che appunto al momento cuba ancora il 4,1% sulla totalità degli accessi. Ok? Se guardiamo un piccolo focus, che è quello che ho messo nella box sotto, quindi ai servizi sanitari online dove username e password non c'è, vedete che solo nell'ultimo mese, tra gennaio e febbraio,
C'è già un interessante spostamento di un 3% e che è tutto tra la vecchia modalità livello 2 rilasciata da Regione Lombardia e Speed, che vedete il primo, quindi la nostra modalità scende da 70 a 67 e Speed sale dal 15 al 18%. Quindi per servizi, diciamo, importanti come quelli della sanità online, Speed ha già un peso di una certa rilevanza, è già al 18%. Ecco, un capitolo importante è quello del recupero delle credenziali pregresse che avevamo rilasciato. Noi siamo stati forse la prima pubblica amministrazione a gennaio del 2018 a ottenere il riconoscimento di queste credenziali che avevamo rilasciato, in virtù del fatto che i processi di identificazione che venivano fatti agli sportelli delle strutture sanitarie da personale qualificato con processi che ben conoscevamo dovevano rispettare regole stringenti di riconoscimento della persona, raccolta del documento, tracciatura e quant'altro, grazie anche un po' alle esperienze che avevamo di distribuzione della Carta Nazionale dei Servizi. Ci permette quindi ora di offrire un'opportunità, una semplificazione di fatto ai possessori di queste credenziali che possono ottenere le proprie credenziali Speed online, quindi senza dover dimostrare in altro modo la propria identità, perché viene attestata la loro identità da queste credenziali pregresse. Abbiamo iniziato a lavorare con gli identity provider nei primi mesi dell'anno sulla base delle specifiche tecniche che Agid aveva rilasciato ed è stato un percorso un po' lungo. Agid ha fatto una manifestazione di interesse, ha chiesto a tutti gli 8 allora presenti, poi si è aggiunta Lepida, chi fosse interessato. 6 provider hanno aderito, quindi hanno mostrato l'interesse a questo processo. Per loro voleva dire sviluppare alcune nuove interfacce per il colloquio tra noi e loro, quindi comunque era necessario, diciamo, un piccolo investimento in termini di sviluppo. La fase di sviluppo e test è stata particolarmente lunga perché comunque si trattava di implementare delle nuove interfacce di colloquio tra noi e loro. E le specifiche, qualche piccola area grigia ancora ce l'avevano, quindi è stato necessario, diciamo, riciclare un po' di volte su questo colloquio. Probabilmente questo poi andrà a beneficio di chi dopo di noi, diciamo, ha attivato questo percorso. Ciò detto, siccome stiamo parlando di un processo importante e critico, cioè l'ottenimento di credenziali Speed prima di aprirlo al mondo intero, quindi al nostro milione di utenti. Tra ottobre e novembre abbiamo fatto un test con un piccolo primo gruppo utenti fatto di dipendenti di Lombardia Informatica che hanno potuto testare in produzione, quindi in ambiente reale con le proprie credenziali, a ottenere credenziali Speed reali. Verificato quindi anche in produzione che tutto fosse perfettamente funzionante, a dicembre lo abbiamo aperto a un numero ristretto di quel milione, un gruppo circa di 7.000 cittadini, e anche lì, diciamo, non ci sono stati particolari problemi. Quindi abbiamo aperto, diciamo, il servizio in maniera generalizzata a tutti i possessori di quelle credenziali, poco più di 2 settimane fa, il 28 gennaio. Non so, le scritte sono un po' in piccole, forse non le vedete in dettaglio, però il succo sta qua, diciamo più che vederlo giornalmente, settimanalmente noi abbiamo avuto circa 1.500 cittadini a settimana che si sono avvalsi di questa opportunità, hanno scelto liberamente tra i 6 quale identity provider diciamo utilizzare per l'ottenimento delle credenziali Speed e quindi siamo oltre dopo 2 settimane oltre 3.000 cittadini lombardi che online hanno ottenuto le credenziali. Questi sono quelli proprio che li hanno ottenuti, non che hanno iniziato il processo e poi magari lo hanno interrotto.
perché abbiamo da parte loro, da parte degli utenti di provider, una callback, quindi un'informazione che ci torna indietro che dice esattamente quel cittadino ha ottenuto da me le credenziali. E quindi siamo in grado di produrre anche queste statistiche, fornirle ad Agid o pubblicamente come in questo caso. L'aspetto positivo è che tutto sta funzionando, non ci sono particolari problemi, nessun utente ha segnalato difficoltà o mancanza di chiarezza nel processo e questi numeri li abbiamo ottenuti senza particolare attività di promozione, che speriamo invece di mettere in atto nei prossimi giorni. Il terzo punto, molto semplice, è quanto Regione Lombardia ha fatto per favorire il processo di integrazione a SPID dei servizi messi a disposizione degli enti locali del territorio. Ora, noi eravamo anche qui partiti da una situazione preesistente, cioè il nostro stesso servizio di identità per l'autenticazione solo con la Carta Nazionale dei Servizi. L'avevamo messo a disposizione ed era già in uso di oltre 500 enti locali lombardi per i propri servizi online. Quindi quando diciamo è apparso SPID, abbiamo realizzato un oggetto che abbiamo chiamato GEL, sta per Gateway Enti Locali, che favorisse questa transizione, che favorisse, diciamo, minimizzando gli sviluppi del software o anche solo configurazioni per introdurre il GEL. Regione Lombardia inoltre ha favorito questo passaggio anche con delle attività di cofinanziamento, quindi ha fatto dei bandi ai quali potevano aderire gli enti locali, nei quali venivano date delle cifre non particolarmente elevate, ma comunque rispetto probabilmente al budget ICT dei piccoli comuni, comunque significative per avviare questo processo. Il punto a cui siamo è che 200 enti locali, 212 hanno aderito e sono stati cofinanziati, alcuni proprio a fine del 2018, quindi sono in questi momenti, diciamo, stanno attivando le cose. Abbiamo già configurato 64 tenant perché il GEL è una struttura multi-tenant, noi mettiamo a disposizione un'istanza per ogni singolo ente e 31 enti hanno già attraverso questa iniziativa adottato SPID per almeno un servizio, per un totale di 39 servizi. Una cosa particolarmente interessante è che questo oggetto che facilita il processo di adesione a SPID da parte degli enti locali è prodotto da Lombardia Informatica per Regione Lombardia, è stato preso in riuso già da due altre regioni che vedete lì elencate, Regione Campania e Regione Calabria, che sono quindi nel processo anche loro di attivazione di questa iniziativa. Con questo ho finito, due brevissimi flash per quanto riguarda due temi che sono stati introdotti da Stefano Arbia, il supporto della carta d'identità elettronica Release 3, quella attualmente in distribuzione, è una cosa che faremo, quindi ce l'abbiamo a piano per quest'anno, quindi la possibilità anche per i servizi di Regione Lombardia di autenticarsi con la carta d'identità elettronica, ancorché probabilmente la platea non sarà amplissima perché bisogna dotarsi di un lettore contactless che non è un oggetto che tutti hanno chiaramente in casa. Per quanto riguarda eIDAS, quindi l'interoperabilità europea, abbiamo partecipato come Lombardia Informatica a i due più importanti progetti da questo punto di vista, Stork e Stork 2, che erano due large scale pilot sull'interoperabilità. Conosciamo bene il tema, siamo in un altro progetto europeo che si chiama Health AD, che ha questo obiettivo e quindi confido che abbastanza breve, visto che sono state anche rilasciate un apposito sito con tutte le specifiche da Agid su questo tema, che saremo in grado di adottare appunto l'interoperabilità con l'eIDAS Node e permettere agli altri cittadini europei di autenticarsi sui nostri servizi. Poi il tema, a mio avviso, non è soltanto il problema di permettere a un belga, a un tedesco o a un finlandese di entrare nei nostri servizi, ma è tutto quello che poi deve succedere a valle nel
servizio, perché una volta che io so che si chiama Marcus Schwarz, ma non ha un codice fiscale perché ha un identificativo diverso rilasciato dalla Germania che non è equivalente al codice fiscale, probabilmente all'interno del servizio qualche modifica, qualche cosa dovrò farla per capire come gestire questa identità. Ma saranno temi che dovremo affrontare un po' tutti nel momento in cui accettiamo identità di stranieri, ancorché della comunità europea. Benissimo, grazie Daniele per l'esposizione chiarissima. Allora, c'era Stefano Arbia che voleva intervenire, quindi Stefano, se vuoi attivare la tua webcam e il tuo microfono. Eccomi qua. Sì, volevo solamente aggiungere una cosa relativamente alla carta d'identità elettronica che non ho detto. Allora, proprio poco tempo fa, ma era propedeutico anche al processo di notifica della carta d'identità elettronica, il Ministero dell'Interno con il Poligrafico dello Stato hanno rilasciato quelli che sono, diciamo, gli strumenti applicativi software necessari per poter utilizzare la carta d'identità elettronica. Esiste un sito dedicato che è www.cartaidentita.interno.gov.it, ma se andate su Google e fate carta identità tutto attaccato, lo trovate in testa. E lì è possibile scaricare appunto l'app che va installata su un telefono cellulare Android al momento, solo Android e forse Windows a breve o subito, non lo so, non me lo ricordo. E per poter utilizzare il proprio telefono cellulare come lettore NFC. E poi ciò che serve a livello di software per poter utilizzare macchine basate su piattaforma Windows piuttosto che Mac OS X. Finito. Benissimo. Bene, grazie a voi. Non so Daniele se vuole rispondere a qualche domanda, altrimenti passiamo all'intervento successivo. C'era qualcuno che faceva un confronto con la regione Emilia-Romagna, però non so, insomma, se... Allora, faccio questa precisazione, è un po' complessa ma spero di spiegarmi con parole semplici. Prima che fosse emanata da Agid la possibilità di accreditarsi diciamo, nella Federazione SPID con il ruolo di soggetto aggregatore, che chiaramente apre uno scenario nuovo e differente, ma che non c'era 2 anni fa. Ogni singola pubblica amministrazione deve, secondo le norme, secondo i regolamenti, accreditarsi a SPID aderendo e firmando la convenzione. Quindi la scelta che noi abbiamo fatto verso gli enti locali è stata quella di mettere a disposizione loro una infrastruttura tecnica da noi gestita e messa a loro disposizione, ma da un punto di vista, direi, amministrativo. Chi si connette alla Federazione SPID è il singolo ente che aderisce, firma la convenzione, se ne assume gli obblighi previsti dall'articolo 2 della convenzione. Noi forniamo solo un pezzo, diciamo, un gateway, anche in questo caso, che semplifica da un punto di vista tecnico l'integrazione con SPID. Tanto è vero, e quindi per esempio in questo tenant del GEL noi produciamo i log previsti di norma dal regolamento SPID, li produciamo criptati con una chiave privata che è in possesso dell'ente e che quindi neanche noi abbiamo, quindi neanche, pur risiedendo sui nostri sistemi noi non accediamo ai loro log. I log sono quindi poi gestiti dall'ente locale che se li porta a casa sua, se li conserva, fa quello che deve fare ed eventualmente li può ispezionare. Questo per esempio per citare un elemento. Quindi noi mettiamo a disposizione un'infrastruttura che semplifica alcuni aspetti, tecnicamente adesso non è il caso di entrare, ma da un punto di vista amministrativo ogni ente deve aderire a SPID, deve creare e pubblicare i suoi metadati, deve firmare la convenzione, perché questo era quello che era possibile fare prima che ci fosse la figura del soggetto aggregatore. Ci fosse stata, avremmo potuto fare una scelta diversa.
Benissimo, grazie Daniele, chiarissimo. Allora, a questo punto direi di dare la parola a Antonio Licciardello del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ci presenterà il progetto Noi PA Ottieni Speed. Grazie Daniele. Do la Bene. parola ad Antonio Licciardello. Grazie mille. Allora, buongiorno a tutti. Lavoro per la direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale dei Servizi del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Volevo ringraziare innanzitutto Formez PA e Michela in particolare per l'opportunità che ci ha dato di raccontare questa nostra esperienza con Speed. Vediamo brevemente l'agenda di questo intervento. Come probabilmente qualcuno di voi saprà, il principale sistema gestito dalla DSI è Noi PA. Ed è proprio di Noi PA che parlerò tra breve e vedremo appunto qualche dato numerico sui servizi offerti da Noi PA. Per passare poi a descrivere il rapporto di collaborazione che abbiamo instaurato con Agid negli ultimi anni, e vi racconterò poi nel dettaglio l'esperienza del progetto Tieni Speed per concludere con uno sguardo a quelle che potrebbero essere le evoluzioni di questa esperienza. Cominciamo subito vedendo i servizi di Noi PA brevemente. Allora, come sapete, Noi PA è il sistema centralizzato per la gestione del personale della pubblica amministrazione e ci vantiamo, insomma, di poter dire che siamo il più grande shared service center del mondo di servizi al personale della pubblica amministrazione. Noi PA eroga servizi di payroll per circa 2 milioni e 100 mila dipendenti pubblici, servizi di rilevazione delle presenze a circa 100 mila dipendenti pubblici e 70 mila dipendenti pubblici possono fruire dei servizi giuridici che riguardano la gestione della posizione contrattuale di ogni amministrato. Noi PA utilizza, a Noi PA diciamo, accedono 45.000 operatori e le amministrazioni servite ad oggi sono oltre 100 per circa 20 comparti. Giusto qualche numero per dare l'idea della magnitudo del prodotto è che ogni anno noi gestiamo ed emettiamo oltre 20 milioni di cedolini per un totale di circa 55 miliardi di pagamenti effettuati. Passiamo a vedere la suddivisione per ente di questi 2 milioni e 100 mila dipendenti pubblici. Come potete vedere, la maggior parte, cioè serviamo il 100% dei ministeri e presidenza del Consiglio dei Ministri, il comparto scuola, la polizia, guardia di finanza, carabinieri e DAP, il 100% di forze armate e capitaneria di porto. Il 97% delle agenzie fiscali e quindi 7% del comparto sanità e il 3% di enti territoriali e autority e altri enti. Veniamo a vedere, diciamo, come si è sviluppato il rapporto di collaborazione con Agid negli ultimi anni. Bene, diciamo, partirei anzitutto dicendo che Noi PA è stata identificata nel piano triennale Agid tra le infrastrutture immateriali come piattaforma abilitante per la gestione del personale pubblico e dei dati della pubblica amministrazione italiana. Siamo quindi, come Noi PA, diciamo, perfettamente allineati con l'agenda digitale italiana
E in questo quadro si inserisce l'evoluzione del sistema Noi PA, che è attualmente in corso con quello che conosciamo come programma Cloudify Noi PA, che mira all'evoluzione verso un sistema cloud based che servirà tutta la PA italiana. Come potete vedere dalla slide, ad oggi gestiamo 3 milio 2 milioni e 100 mila utenti, contiamo di circa 90 amministrazioni o poco più, e contiamo con il nuovo sistema di raggiungere la totalità delle amministrazioni pubbliche italiane per un numero di utenti che si aggirerà intorno ai 3 milioni e 300 mila. Per quanto riguarda invece il rapporto che abbiamo avuto con Agid negli ultimi anni, beh, diciamo nel 2017 è stata stipulata una convenzione per disciplinare il rapporto tra Agid e MEF per l'adesione a SPID, con la quale il MEF si è impegnato a rispettare la normativa Agid in relazione appunto alla disciplina di SPID e i relativi aggiornamenti emanati da Agid stessa. Noi PA quindi aprile 2017 supporta l'accesso con SPID oltre alle altre modalità classiche di accesso che sono al momento la username, la password e la carta nazionale dei servizi. Veniamo nel dettaglio a vedere appunto l'esperienza che abbiamo fatto con il progetto Ottieni Speed. Quindi è stato sostanzialmente realizzato un nuovo servizio per gli utenti nel sistema Noi PA che consente agli oltre 2 milioni di utenti di ottenere il rilascio delle credenziali in totale autonomia scegliendo tra uno dei sei provider che hanno aderito all'iniziativa, che poi vedremo in una slide successiva, e vorrei porre l'attenzione sul fatto che diciamo, l'accesso a SPID è totalmente gratuito e viene ottenuto diciamo, con una procedura semplificata e veloce, in quanto Noi PA si fa garante dell'identità dell'utente verso gli identity provider, così da evitare che chi fa richiesta di SPID debba eseguire un riconoscimento deviso presso il provider o di persona, appunto deviso o tramite webcam, quindi velocizzando i tempi di rilascio che possono variare da pochi secondi a un paio di giorni a seconda del provider selezionato. E, quindi una volta concluso l'iter di rilascio di SPID, l'utente ottiene la propria identità digitale per l'accesso non solo a Noi PA, ma a tutti appunto i servizi della PA che già espongono il banner Entra con SPID. Il vantaggio, oltre all'indubbio appunto potenzialità che abbiamo dato, quindi possibilità che abbiamo dato agli utenti di accedere con SPID, per il MEF il vantaggio è quello di semplificare l'accesso a questi servizi digitali che offriamo, incrementando l'efficienza economica e aumentando la facilità d'uso per i 2 milioni di utenti che beneficiano di questo servizio. Veniamo un momento a vedere le principali fasi del progetto che, diciamo, benché i primi contatti con Agid siano avvenuti già nel 2017, ha avuto la sua fase, diciamo, principale, è iniziata, diciamo, a marzo del 2018 col consolidamento del processo MEF-Agid e l'avvio dell'analisi funzionale. Che è durata diversi mesi. A luglio sono stati ingaggiati gli IDP, a luglio del 2018, e ad agosto sono iniziati gli sviluppi sul portale Noi PA. Sviluppi che poi a settembre sono stati avviati anche da parte degli IDP, e tutto ciò ha portato ad un collaudo al novembre del 2018.
collaudo effettuato con un insieme ristretto di amministrati del MEF e l'avvio in esercizio è stato fatto alla fine di dicembre con i primi rilasci di SPID ad alcuni amministrati del MEF e l'estensione a tutti gli amministrati non IPA. Ad oggi vantiamo, diciamo, circa 4.500 identità SPID rilasciate tramite noi PA e tutto questo senza l'avvio di una vera e propria campagna pubblicitaria che abbiamo fatto partire solo pochi giorni fa e dalla quale ci aspettiamo che ovviamente la stragrande maggioranza e la totalità degli utenti che utilizzano noi PA possa aderire a SPID con questa modalità. Nel dettaglio andrei a vedere il processo che abbiamo implementato, processo che parte appunto con l'accesso, diciamo, dell'utente tramite o codice fiscale password o CNS. Quindi si presume che l'utente non abbia ancora SPID. E accede alla sessione di self-service forniti da noi PA e cliccando sulla voce Ottieni SPID può avviare una nuova richiesta. Sostanzialmente quello che viene fatto è che il sistema propone all'utente i dati che vengono che saranno poi passati agli identity provider per diciamo dati che vengono appunto certificati da noi PA, in quanto noi pagando diciamo gli stipendi agli amministrati diciamo siamo certi dell'identità appunto degli amministrati stessi che comunque all'atto dell'assunzione o comunque momento successivo, ad esempio il rilascio del PIN di accesso a noi PA, vengono comunque identificati da quello che chiamiamo RID, cioè il responsabile dell'identificazione del dipendente, quindi il riconoscimento deviso avviene a monte. Quindi una volta che viene presentato il riepilogo dei dati anagrafici identificativi dell'utente, l'utente deve semplicemente verificarne la correttezza e leggere l'informativa sui dati personali e proseguire avanti nel processo selezionando appunto uno dei provider che hanno aderito all'iniziativa e sono appunto questi sei che vedete, è aggiunto di recente l'EPIDA per il quale stiamo implementando ancora le procedure necessarie. Una volta selezionato l'identity provider, viene inserito il PIN identificativo dell'utente, PIN identificativo appunto che è quello di cui parlavo poco fa, che ha consentito l'identificazione deviso a monte dell'utente. A questo punto il sistema avvia, come per tutti i self-service della piattaforma, quello che noi chiamiamo chiamata di sicurezza. Quindi col numero di telefono, quindi con il numero di cellulare che è stato segnalato al sistema noi PA, viene fatta una chiamata di sicurezza che certifica appunto ancora una volta l'identità dell'utente. E effettuata questa chiamata di sicurezza che è totalmente gratuita al numero che compare in sovraimpressione, sostanzialmente il sistema a quel punto esce dal portale Noi PA e l'utente viene reindirizzato sulla pagina web del sito dell'IDP selezionato. Che ovviamente l'utente viene notificato con un codice identificativo di questa transazione tramite email e quindi appunto ridirezionato sulla pagina del provider che riceve i dati da noi PA, i dati di base, quindi codice fiscale, nome, cognome, sesso e data di nascita
e richiede eventuali altri dati che servono per l'identificazione dell'utente, chiedendo, diciamo, eventualmente in alcuni casi anche l'invio della carta d'identità. I sistemi del provider analizzano e generano, dopo aver verificato i dati dell'utente, queste credenziali ed erogano le credenziali SPID all'utente, dandone notifica sul portale Noi PA e via mail all'utente. Diciamo, questo in generale è molto brevemente il processo che abbiamo implementato. Diciamo, concluderei con le possibili evoluzioni di questa esperienza. Diciamo, sicuramente abbiamo nella roadmap la possibilità di fornire un accesso al sistema per gli amministrati speed only. Quindi, diciamo, stiamo valutando la possibilità di dare accesso con SPID a noi PA, agli enti terzi, quindi alle finanziarie o comunque a tutti gli enti che hanno accesso al sistema come enti non appartenenti alla pubblica amministrazione, e stiamo valutando se la possibilità di fornire agli operatori del sistema SPID a livello 3. Poi certo, tornando al tema dell'EIDAS e ricongiungendomi un po' al fatto che vi parlavo poco fa dell'evoluzione del sistema Noi PA, sicuramente il nuovo sistema che stiamo implementando sarà un sistema multilingua. E perché no, magari sarà possibile fare in modo che aderisca qualche pubblica amministrazione della Comunità Europea. A quel punto avrebbe senso implementare EIDAS anche su Noi PA per consentire agli amministrati delle amministrazioni dei paesi europei che dovessero aderire di poter accedere tramite EIDAS. Diciamo, io avrei concluso, vedo che ci sono diverse domande, provo a rispondere. Sì, Antonio, grazie mille per l'intervento, molto, molto chiaro. Alcuni utenti chiedono quali sono le regole, diciamo, di ingaggio delle amministrazioni, ovvero su quali basi le amministrazioni aderiscono o non aderiscono a noi PA o se si può fare singolarmente. Sì, no, è una. Insomma, le varie amministrazioni possono aderire singolarmente a noi PA, diciamo, le procedure sono diciamo, sul sito pubblico di noi PA e diciamo, sarà più facile ancora con il nuovo sistema quando andrà online alla conclusione degli sviluppi. Ok, dunque, Poi vedo. Otto, potrebbe io... usare credenziali SPID? Sì. Sì, Sarebbe un utente... possibile, mi chiedono, usare invece come strumento esclusivo? Sì, Michele, Maurizio Coppari. Beh, sì, diciamo. Dicevo poco fa che renderemo il sistema speed only e addirittura stiamo parlando della possibilità di dare agli operatori speed a livello 3, quindi risponderei in maniera affermativa a quello che mi chiede Maurizio Coppari. Ok, mi sembra che abbiamo risposto a tutte le domande. Per ora è arrivata adesso in chat una domanda, insomma, Poi una Loredana Gelli mi richiesta. chiede come si accede a Noi PA, si può fare singolarmente come dipendente pubblico? Beh, sì, nel senso che una volta. Sì. L'importante è che l'amministrazione dell'utente abbia aderito, diciamo, a Noi PA. Ok, va bene, mi sembra che per ora abbiamo risposto a tutte le domande. Sì, Non mi vedo sembra altre abbiamo risposto a domande, non tutte le so, domande, Michele. quindi non so se gli altri relatori volevano concludere o dire
qualcos'altro, aggiungere qualcosa, quindi chiedo a Stefano e Daniele di attivare le loro webcam, così concludiamo insieme. Benissimo, volevate aggiungere qualcosa, Stefano? Sì, io vorrei solamente aggiungere un ringraziamento al MEF, alla Regione Lombardia e agli altri soggetti pubblici che si sono adoperati per il riuso delle identità pregresse. Questo perché le identità pregresse sono un bene della comunità, le pubbliche amministrazioni hanno speso per effettuare quella verifica dell'identità e per rilasciarle. E quindi il loro riuso consente di salvaguardare questi investimenti e quindi i nostri soldi di noi cittadini. Bene, Daniele, volevi. Io volevo chiudere soltanto con un'informazione. Se qualcuno fosse interessato su questi temi, a contattarmi, il mio indirizzo di mail è daniele.crespi@lispa.it. Scrivetemi pure, cercherò di rispondere eventualmente. Benissimo, allora io ringrazio tutti i relatori per appunto i chiarissimi interventi di oggi, sicuramente abbiamo gettato nuova luce su questo tema delle identità digitali, quindi io saluto tutti veramente, vi ringrazio Regione Lombardia, Lombardia Informatica, MEF e Agit per questo webinar e vi comunico che le slide sono già online sulla pagina dell'evento, quindi i partecipanti possono già andarle a rivedere e scaricarle, mentre la registrazione verrà pubblicata nel pomeriggio. Quindi grazie a tutti e vi auguro un buon pranzo. Arrivederci, alla prossima.